Asuz Marzouk è giunto a Brescia per l'udienza di revisione relativa al tragico caso di cronaca nera di Erba, riguardante Olindo Romano e Rosa Bazzi. Prima di iniziare, vi invitiamo caldamente ad iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. È un piccolo gesto che per noi è fondamentale, grazie. Ma il suo arrivo non porta solo il peso della perdita della moglie e del figlio di 2 anni. Porta con sé una determinazione incrollabile nell'ottenere giustizia. L'importante è che arrestino i veri colpevoli e che emerga la verità, ha dichiarato con fermezza. Conduco questa battaglia per tutti. Non so se ho avuto nemici in questi anni, ma posso dire che ho vissuto la mia vita come la sto vivendo adesso, tranquillo e in pace con tutti. Queste parole riflettono la determinazione di un uomo che si impegna senza sosta nella ricerca di verità e giustizia per coloro che hanno subito questa tragedia. Asuz Marzouk, che ha vissuto in prima persona l'orrore della perdita della moglie e del figlio, è convinto dell'innocenza di Rosa e Olindo. Ho letto le carte, ho seguito il percorso di questi anni e ho visto le azioni che sono state compiute, confermano che c'è qualcosa che non va. Tantissime cose non tornano. Le sue osservazioni mettono in luce la complessità di questa vicenda legale e sollevano interrogativi sulla validità del processo e sulla veridicità dei fatti. Ciò che colpisce è l'instancabile impegno di Asuz Marzouk nel perseguire la giustizia e la sua ferma convinzione nell'innocenza di Rosa Bazzi e Olindo Romano. È un testimone della ricerca incessante di verità e di giustizia, non solo per se stesso, ma per tutta la comunità. Vogliamo conoscere la vostra opinione? Se desiderate esprimere il vostro parere, lasciate un like e commentate. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati.